Battuti ragazzi, continuiamo. Scorso episodio abbiamo fatto una scelta fondamentale, però è morto Jacob. Vabbè, è capitato, raga. Non, a caso poi, completamente a caso. Cioè, Questi non la buttano tipa via si nulla, eh? incazza, tira giù tutto. Vabbè. Allora, mi puoi dare un'idea di cosa stiamo cercando nello A specifico? sto punto ha senso cercare Beh, sto sembra che a pezzo. queste macchine abbiano già tolto tutto. Sono un mucchio di telai vuoti abbastanza inutili. A sto punto questa cosa almeno ha Ok, senso, perché quindi ci Jacob aveva servono rubato il poi ventolino, però. motori? Sì, qualcosa di intatto. Bene. Ah, siamo Dylan. Pare che qui avremmo un bel po' da fare, prova a fare più rumore. Oh, giusto. Cazzo. Trovato qualcosa? C'è un No, cazzo. niente. Continua. Secondo me finiremo di merda. Secondo me crepano tutti. Cioè, perché siamo in una situazione orrenda. Cioè, la squadra. Aspetta, che c'è la squadra licantropi con Laura e Ryan. Qua c'è la squadra di teste di cazzo, bugiardi di merda, Caitlyn e Dylan. Cioè, siamo proprio messi da Dio. Cioè, il vero nemico è Caitlyn comunque, in sto gioco il vero cattivo è Caitlyn, cioè, che ha avuto quell'idea di merda, ha detto, ma sì, dai, per smontare un motore gli puoi levare, lì, che cazzo era? Lì, la valvolina, lì, quello che poi effettivamente abbiamo fatto quella scelta lì, oppure gli puoi rompere il tubo, dai, sei un grande. Cos'è? Perché lo devi premere? Allora. Ah, magari di là c'è Finiremo in un qualcosa. documentario? No, zitto, forza, andiamo. Vediamo se il pezzo è di qua. A sto punto. Se poi c'è veramente il pezzo, perché io poi non sono così sicura. Cioè. Scusa, mi ho preso un Beh, ha colpo. urlato a scoppio ritardato, poi Che vabbè, fenomeno. La baraccona, ovviamente. fastidio. Siamo inseguiti letteralmente dai mostri e ti spaventi per questo? Per tutti e due. Effettivamente un po' ridicolo. Vabbè. Probabilmente qui non troveremo il pezzo che manca, però magari troviamo qualcosa di utile. Cos'è che c'è? Cartello abbandonato. Vabbè. No, che stavo correndo con L1 quindi. Ah, è sempre della strega. Lì, Che della cos'è? cartomante. Che probabilmente poi è quella che. Quella che c'è a fine episodio. Perché se è Bello come scavo. Hai Until visto Katie? Dawn. Sì, cioè, è lei, palesemente raffigurata. Ah, non so se avete giocato Until Dawn, visto che comunque è degli stessi creatori. Until Dawn alla fine si scopre, vabbè, allerta spoiler, ma sti cazzi, è un gioco uscito 30 anni fa. Si scopre che praticamente quello che a fine capitolo ti faceva un po' da psicologo, tipo come questo qua, la megera qua, anche se lì non ti faceva vedere il futuro. Non ho mai capito in realtà che cazzo servisse, però vabbè. Si scopre che poi effettivamente era un personaggio, che era lo psicologo di quello che aveva organizzato tutto lì, lo scherzo ai suoi amici. Ma dove cazzo sto andando? Sto tornando indietro, vero?
Sì, scusate, a me c'è un senso dell'orientamento, okay. Quello di Zoro praticamente. Però Caitlyn, cioè, ti devi levare dal cazzo, non so come dirtelo. Saliamo su di qua. Quindi probabilmente anche questa qui in realtà sta parlando con Guarda. il giocatore, però poi in realtà sta parlando con qualcuno, come era su Until Dawn, che te era diretto così come se stesse parlando a me che gioco, ma in realtà stava parlando appunto a uno di quelli che però non avevano giocato. Quindi può essere che magari stia Allora, parlando hai con mai usato Chris, una gru con prima d'ora? A Hackett. dire il vero, da piccolo, in sala giochi me la cavavo abbastanza bene con la macchina dell'artiglio. Mi chiamavano la mano amica. Sì, insomma, No, detta no, così. ah. Oh, l'ho capita ora? Bene. Senti, vedi se riesci ad abbassarla così guardo nel cofano. Ci proviamo? Incoraggiante, guardami le spalle, dai. No, a lui col Ok, cazzo che lo diamo capito. il fucile perché è infetto, chissà, 2 minuti si Guardami le trasforma, spalle, suppongo. ok? Certo. 2 minuti, gli spariamo in testa se si trasforma, quindi praticamente come se fosse morto già lui. Beh, dice già anche gli occhi gialli, tra poco si trasforma, un casino. Basta che non ci lancia la macchina addosso. Molto bene. Direi che alcune mamme dovrebbero educare i figli a essere un filo più ordinati. Abbiamo sparato in testa la mamma Ok, degli vediamo che Hackett. cosa abbiamo qui. Se è vero, ma è vero. Bene, non è troppo complicato. Vabbè, fa il fenomeno. Rieccoti, mano amica. Che cavolo stai facendo? Scusa. Oh, cazzo. Ok. Speriamo bene. Ah, perché loro sperano che questa macchina qui sia intatta e abbia quel pezzo che manca. A caso poi. Però sembra abbastanza messa bene, magari ce l'ha davvero. Ho scoperto un talento. Era ora! Magari riusciamo a metterla in moto. Oh, super! Sta per trasformare, vero? No, è arrivato qualcuno. Merda. Sì, avvisa Caitlyn. Cazzo. Ma era gran mossa. Si smagnetizza e finita. Cioè. Oh merda, oh cazzo. Sbatti l'auto. Ma perché succede questo? Ma perché è successa sta cosa, cazzo? Spacca l'auto! Vai, smagnetizza! Ottimo. Certo che lei aveva il fucile e poteva sparare.
si è trasformato, no? Vabbè, ci ha salvato la vita, noi gli spariamo. Ci sta come compromesso comunque. Meraviglioso pensare alle scelte che potevamo fare in passato e pensare adesso. Cioè, tipo, se gli ammazzavamo il braccio, qua cosa faceva? No, no, io non ti lascio. Via. Dylan, non ti... Vattene subito! No, no, no! Via! Caitlin! Stai lontano da me! E via andare! Gran trasform... Cos'è? Hai pagato il gioco? Pensare che a quest'ora dovresti essere in una splendida spa, Emma. Col cazzo. Cos'è che c'è qua? Ma tu guarda. Ma così sta trasformando anche lei? Perché? Hanno provato a nascondere cosa è successo. Ah, è vero che è stata morsa, merda. Cazzo, merda. C'è qualcosa qua? Oh. Una carta. Lo ierofante. Abbiamo trovato un puttane di carte. In questo capitolo. Possiamo vederne solo una, è un bel casino. Beh, niente può superare quelle porte, quindi... Perché sono inquieta? Perché ti stai trasformando pure te. È un bel casino. Ma se non vedo la luce, mi trasformo lo stesso. Cioè, la luce della luna, mi trasformo lo stesso. Chiedo per un amico. Ok, non sto scherzando. Devo andarmene via da qui. Non vedo un cazzo. Torcia del telefono lo tiene. Come cazzo lo tiene? Cioè. Scendi alla luce. Ecco, visto. Manca un pezzo. Qui manca un fusibile. Ops. Sì, si sta trasformando. Che cos'è? Il fusibile. Oh! Munizioni d'argento. Beh, direi che questo spiega il mistero del fusibile. Quei cacciatori sono ovunque. No, ci deve essere un antidoto, dai, c'è troppa gente tra... Ma premo X in cosa? Ah, era di nuovo lì. E... Boh. Ma queste scale sono spaccate, vaffanculo. Vabbè, ok. Oh, ma guarda, una botola. C'è sempre una cazzo di botola. Queste qui Nemmeno sono quelle so che per chi all'inizio abbiamo ripara. rotto. Voi, stupidi sfigati. Siete sfigati che ve ne state a casa a vedermi fare l'idiota qui. No? Io devo sopravvivere a questo incubo di merda mentre voi ve ne state a casa seduti, comodi a sghignazzare. Ridete Guardati i adesso, denti. brutte merde. Col cazzo che rimango qui. Ah, tanto è spaccato. Adesso si straccia E la allora? scala. Si trasforma. Almeno è lì al sicuro, non, nessuno può glielo può rompere i coglioni. Almeno, lei non dovrebbe uccidere nessuno comunque. Perché se adesso si trasforma non può uscire da nessuna parte. Merda. Va bene, niente panico, c'è ancora Caitlyn che a quanto pare penso sia l'unica che non è stata infettata in alcun modo. Va bene, va bene. Va bene. Più o meno. Insomma, no, non Ci va metteranno un benissimo. po' per entrare. Quindi le Questo ferite stanno posto... guarendo perché... Devo riposare un po'. Presto starai meglio. Fico. Io sto davvero bene, in realtà. Che cosa fai? Smettila.
Lo senti anche tu? No. Non importa. Cerchiamo un'altra strada per arrivare a Chris Hackett. O solo per andarcene, magari. Basta con le fughe e le pugnalate. Certo, è una via d'uscita. Bene. Ma, boh, ma non sembra che l'abbiamo infettato, ma non è che si... Fa attenzione. Ok. Non è che si può infettare solo mentre siamo trasformati, cioè se lo graffiamo mentre siamo trasformati. C'è un mostro. Vabbè che lo siamo anche noi. È incatenato. È Hackett. È Chris Hackett. È lui. Ti abbiamo trovato, Chris Hackett. Brutto bastardo. Secondo me è lui davvero, perché comunque magari si auto-incatena. Sì, vabbè, raga, ma che catene sono? Chi è che ha il fucile? Gli spariamo. Ma che pavimenti di merda ci sono in sto posto. Bobby. Oddio, non ora. Non ora, forza. Bobby è morto e via andare. Allora non vorrei ammazzarla. Spariamo prima. E via andare anche il nonnetto. Merda, una strage, cazzo. Strage Hackett. E no, io sparo a quello che c'ha le manette, insomma. Se non riesco a riconoscerlo. Sì. Merda, se gli sparo, vacca troia. Frega un cazzo, cioè, boh, muori. Beh? Lo specchio. L'ha fatta tornare normale? Com'è possibile? Grazie per non avermi ucciso. Sì, altrettanto. Quindi ora tutti sono tornati normali? Direi no. Oh. Mi sembra un po' troppo semplice ammazzare Chris Hackett. Non è così. Non capisco, Chris è morto. Chris non era il primo. Non è possibile. Caleb. Kaylee, che tu hai ucciso. Il fratello. Cosa? Cioè, il primo è stato il fratello Caleb di Kaylee. Morse. Chris e Kaylee. Chris voleva proteggerli. Era un bravo uomo, mio fratello. Ma quindi chi ha morso Caleb? Silas. Lo cerchiamo da anni. È uno zingaro, un nomade. Era sparito da un po', ma speravamo tornasse per finirla.
L'hanno avvistato più volte lungo la costa. Uno strano ragazzo albino, un enorme lupo bianco. Lupo bianco? Cosa? Che hai detto? Dove? Dove l'hai visto? Ehi, lascialo andare! Dove? Alle casette, stanotte! Ma quando? Ok. Ok. Ora capisco. È tutto chiaro. Deve essere tornato da un po'. Voi l'avete quasi investito 2 mesi fa. Aiutatemi. È il cartomante. Quindi non è una Aiutatemi. Donna. Possiamo salvare Caleb e ciò che rimane della mia famiglia. Noi possiamo aiutare chi è ancora vivo. Oddio, non resta solo lui. Sospettosa. Perché dovrei fidarmi di te? Non ti dico di fidarti. Ti dico che possiamo finirla. Uccidiamo Silas e tutti staranno meglio. Quelli che sono ancora vivi, almeno. Ok, ok, quindi... Dove possiamo trovarlo? So esattamente dov'è. Ok, andiamo. Ok. Ciò non significa che ti perdono per quello che mi hai fatto. Lo capisco. Sai com'è? Segregata 2 mesi, e una cantina. Qualcuno potrebbe darmi dei cazzo di vestiti? Ma è un... Tu hai avuto la tua occasione. La tua occasione di spazzare via quella famiglia e hai fallito. Non importa. C'è ancora tempo. Possiamo farcela come si deve. Il passato è passato. Adesso diamo uno sguardo al futuro, d'accordo? Ah no, Silas è quello che sta parlando adesso con la cartomante. Morte. La morte assume molte forme. Ah, me le fa vedere tutte sto giro. Cambiamento. Ah no, è vero, c'è filastrocca per ognuno, due maroni. Spesso interpretata come un faro di speranza. Sai che bella però la morte che c'ha. Beh, indica solo morte. C'aveva la testa di quelli che mi sono morti nella run. Chissà se magari se ne morivano di più, c'erano più teste, oppure non c'era nessuno. Il sole, la vitalità di un nuovo giorno. C'è ancora tempo per svegliarsi al tepore di una notte superata. Tue le scelte, tue le azioni, la tua stessa vita in bilico. Spetta a te trovare la strada nell'oscurità e vedere il sorgere del sole ancora una volta. Lo Ierofante. Dove l'hai trovata? Dove l'hai trovata? Non deve esserci. Lui ha sofferto abbastanza. No, no, no. Il mio ragazzo. Hai visto cosa ci hanno fatto? Cosa sta succedendo? Eliza. 6 anni fa. Che è lei? No. Lei è Elisa. No! Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? L'uomo cane. Oddio, no. Silas, figlio mio. Oh.
Aspetta che esplode tutto. Scoprire, non posso farlo ammazzare la vecchia. Deve essere, lei sa. Questo flashback è importante. Ah, è quel distintivo. Quello che c'è nella. Dipartimento lì di polizia, cioè di... Arriva mamma Silas. Sta arrivando mamma Silas. Silas! Silas! Questo è quello, la leggenda della strega di Hackett's Quarry, che cerca suo figlio, che è Silas. La torre. Stanza no, no, no. Il mio ragazzo, hai visto cosa ci hanno fatto? Come ci hanno ferito? Lui è ancora lì, tutto solo. Ogni plenilunio gli danno la caccia, armati d'argento, provando a mettere fine a una maledizione che si sono inflitti da soli quando hanno dato fuoco al mio spettacolo 6 anni fa. Stupidi bambini. Ma il piccolo Silas, il mio piccolo lupo bianco, deve essere protetto. Non devi seguire questa strada. Hai capito? Ricorda che ti ho sempre aiutato. Ricorda tutto quello che ho fatto per te. Lei ci vuol convincere a non ammazzare Silas, praticamente. È dura. Cioè, se ci toglie davvero la maledizione, mi sa che l'ammazzerò. Questa puntata finisce qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, e perché Max è tornato normale lo scopriremo adesso.